Buongiorno ragazzi, oggi è il nostro ultimo giorno in Italia per un bel po' questa volta, perché poi non so se ve l'ho già detto nel corso di questi giorni perché veramente mi sono persa, ma non so poi quando tornerò. Stasera ho il volo di ritorno a Seoul, sono molto felice in realtà. Parto oggi che è 3 qui in Italia, ma arrivo ovviamente per questioni di fuso che in Corea è il 4 e io lo stesso giorno devo andare a riprendere Ami nel posto insomma in cui l'ho lasciato, quindi devo fare le corse, cioè non ho tempo neanche di riposarmi un attimo, devo letteralmente andare da una parte all'altra di Seoul, quindi aeroporto, torno a casa, lascio la valigia e vado a prendere appunto Ami. Tanto sono aperti fino alle 9, mi ha detto che posso andare, quindi tanto ce la dobbiamo fare per forza. Stamattina mi sono svegliata che mi fa un po' male la gola, non buono, questo non è buono, però vabbè, facciamo la nostra colazione. Oggi a pranzo vengono le mie amichette, così mi salutano e facciamo un pranzetto insieme. In realtà stavo un attimo panicata perché quando mi sono svegliata ho visto che erano le 10, ho detto che Giulia qua ogni volta mi imbocca a casa tipo alle 10 di mattina. E invece vabbè, non ho ancora detto nulla. Devo preparare le ultime cose nella valigia, ma veramente ho messo tutto, questa volta sono stata più che brava. E poi ho deciso di non lavarmi i capelli, quindi sono un po' lerci, specialmente vabbè qua davanti perché si sa, poi uno li tocca eccetera. Però non troppo male, quindi si può fare. Ah, tra l'altro ieri è tornata mia sorella da Caserta e ovviamente ha portato la pastiera. Quindi la mia missione è portare questo pezzo di pastiera fino in Corea. Ce la faremo? Monitoreremo la situazione. Questa è la valigia in preparazione. In realtà da quella parte, che dovrebbe essere quella che poi richiudo, vorrei mettere le cose un pochino più leggere, almeno poi riesco a chiuderla. Tra l'altro non chiedetevi perché mi sono portata le cose invernali. Cioè ho lasciato qui tipo questi cappellini miei. Cioè, sapete che io d'inverno vivo solo con i cappellini, visto che soffro di mal di testa. Quindi ho preso pure un po' di sciarpe, altre mutande. Quante mutande c'ho? Boh. Questo è un altro cappellino che ho messo pure questi giorni. E poi ovviamente ripeso, anche se mancano ancora alcune robine dal frigo. Mi sono presa la mega forma di parmigiano, che è solo quella pesa 800 grammi, quindi le Dr. Martens invece c'è ancora il dubbio che io riesca a portarle o meno. Cioè di certo non riesco a mettermele magari in mano. Ovviamente ti pareva che non c'avevo qualche problemino risolvibile, perché appunto lo sapete, non ho il bagaglio a mano, quindi posso aggiungere volendo un borsone. E per fortuna ho proprio quello che fa il caso mio, questo borsone, che è quello di Primark. Ci ho messo dentro tutto quello che ovviamente potevo metterci nel bagaglio a mano, tra cui i vestiti, quelli un pochino più spessi e pesanti, biscotti, quindi cose secche, le confezioni di pesto e le salse. Infatti solo con questo ho tolto 6 kg. E vabbè, ma collerò sto coso. Questa adesso è leggerissima, pesa 15 kg. Però almeno sto tranquilla e magari riesco a mettere anche le famosissime scarpe. Vi giuro, ormai è una missione. L'altra volta avevo come missione il cuscino e l'accappatoio, stavolta Dr. Martens. Siamo qui io e la Wendy perché ci sono i tecnici che devono aggiustare l'antenna della TV. Guardate come sta, non sta capendo niente. Ovviamente ragazzi, mi è venuto il ciclo. Neanche a dirlo, questa volta era più che puntuale. Vabbè, e pace, amen. Poi appena posso lasciare Wendy, vi starei chiedendo perché devi tenere Wendy, perché sennò attacca chiunque, nonostante la sua vecchiaia. A meno che non me la porto dentro nel bagno per fare la doccia, perché appunto dovrei fare la doccia. Così mi cambio, che ho già messo qui i vestiti che devo mettere per l'aereo, e almeno poi chiudo anche la valigia che metto le cose della skincare. Le amiche sono arrivate, stanno apparecchiando fuori. Ho qua preparato zucchine, pancetta, crema di parmigiano, e qua ci sono gli gnocchettini di patate. Quindi poi adesso mescolo tutto quanto e è pronto. Sì ragazzi, comincio a rivedere i miei concittadini. Comunque sono carica come un mulo. Valigia 24 kg, ma sono passata. Scusate il traballio, ma qua la borsa è pesante. Tra l'altro adesso si può passare anche con i liquidi. Quanto è figa questa cosa. Infatti ho un mini bricchetto di Zimil al caffè, mi pare. Anche un panino e la pastiera è passata. Eccolo, questo è l'incriminato. Tacchino. Poi che c'era? Maionese e cetrioli. Ecco le amiche, quello è il nostro gate. Ed eccomi qua ragazzi, tornata nella mia casetta. In realtà, allora, adesso vi devo un po' spiegare perché si sono susseguiti una serie di sfortunati eventi che mi hanno portato anche a delle decisioni che diciamo non erano nel plan. Prima sorsetto, questa è una delle cose che mi era mancata, la Miss Super Cup di Stanley. Tra l'altro c'è un disastro perché
sono arrivata appunto, ho dovuto mettere le cose da frigo subito nel frigo, quindi la valigia l'ho aperta lì così non sporco il pavimento. Tornare ai nostri episodi di malati di pulito. Alcune cose che devo mettere nelle credenzine, adesso poi metto anche a fare ovviamente una lavatrice, però prima cosa sono entrata e ho dovuto fare una doccia perché stavo morente. Io non so perché, sono le ultime due volte che i viaggi, le ultime ore del viaggio in aereo mi prende che sto male, mi prende proprio la nausea, in più forse la prima volta che io volo con il ciclo e mi è preso proprio brutto. Sono appunto scesa, mi girava tantissimo la testa e io vi giuro non ho mai questi problemi, e appunto dovevo tornare a casa e poi andare a prendere Ami. Piano cambiato, infatti sono scesa, aspettato la mia valigia, tutto vabbè perfetto perché è Incheon, ragazzi, cioè penso migliore aeroporto di sempre. Esco, prendo il mio taxi, una quarantina di minuti più o meno, 45, mi sono sentita male tutto il tempo, non vedevo l'ora di arrivare, ero lì che guardavo il minutaggio, no, dal navigatore del tizio che guidava e vi giuro non passava mai. Quindi sì, me la sono vissuta un po' brutta quell'oretta e mezza dall'atterraggio fino appunto poi a casa. In più i tassisti in Corea, raga, cioè o vi capita proprio l'1% che guida decentemente, altrimenti come questo che sentite proprio il pedale sotto che vi fa così, cioè frenata, presa, cioè così. Quindi immaginatevi, sono dovuta tornare a casa appunto, e mentre ero in taxi ho scritto alla tizia del posto, insomma, dei cani, e io ho detto: guarda, posso passare per le 9:30, perché mi avevano detto che loro chiudevano alle 9. Io ho detto: guarda, magari faccio un po' tardi, arrivo per le 9:30 massimo, però mi dispiaceva perché, cioè, ovviamente se mi dicono un orario, quello è. E lei però mi ha detto super carina: sì, tranquilla, non c'è problema. 10 secondi dopo io ho scritto: guarda, magari è meglio se passo direttamente domani, almeno non sto lì a far corse eccetera, perché vi giuro io mi sentivo proprio svenire. E un conto è se dovevo uscire, fare 2 fermate, 3 fermate di metro e lo andavo a prendere, va bene, chi se ne, orario di punta, non potevo neanche prendere il taxi per andare a Gangnam, anche perché onesta non mandavo a spendere 100 euro in una giornata di taxi, quindi anche meno. E alla fine vabbè, ho lasciato Ami un giorno lì in più e lo vado a prendere domani mattina. Ovviamente ho dovuto pagare un giorno in più per tenerlo lì, quindi domani dovrò pagare 30.000 won aggiuntivi, dovrebbe essere una ventina di euro. Però vi giuro proprio non ce la facevo. Infatti mi sono fatta la doccia stesa sul divano, mi sono pure appisolata un attimo e adesso mi sento proprio meglio. Ho fatto la spesa online, così domani mi arriva e almeno ho qualcosina. E niente, insomma, questo. Adesso stavo finendo di pagare le mie bollettine, quelle che mi sono trovata nella cassetta della posta. Tra l'altro scesa, altro problema, perché non mi funzionava la carta, quella proprio la SIM del telefono. E ho pensato: vuoi vedere, perché mi arriva il messaggio ogni 30 del mese, che mi è arrivato, avendo io poi la carta italiana, in quel momento non ho ricevuto il messaggio. E quindi appena scesa ho collegato il wifi, ho pagato questa cosa e infatti poi la SIM è tornata a funzionare, quindi anche quello. E vabbè, comunque ho pagato tutto, quindi... Buongiorno ragazzi, primo giorno ufficialmente in Corea, abbiamo un sacco di cose da fare oggi. In teoria ieri sera sono andata a dormire abbastanza tardi, quindi il mio jet lag dovrebbe essere abbastanza, essere stato rimesso in fase. Mi sono svegliata alle 6, poi sono stata ben un po' a letto, insomma così. Ieri tra l'altro ho buttato qua i vestiti e le cose da mettere nell'armadio, perché poi ieri mi sono messa a fare lavatrici e cose. Mia madre: non la fare la sera, che poi le cose rimangono umide e puzzano. Che lo spiega che non so dove metterle. Poi mi è arrivato anche il messaggino che dovrebbe essere arrivata la spesina. Ta-da! E vi faccio un po' vedere quello che ho preso a questo giro. Allora, mi ero scordata che l'unica cosa da mettere nel gelo fosse questa, i miei raviolini lì, Xiaoling Pao. Però vabbè, loro portano col ghiaccettino, quindi si dovrebbero essere salvati, ma tanto dovrebbero essere stati fuori tipo una mezz'ora. Ho preso le patatine, queste. Poi, per me l'ho scordata, dopo mesi che dicevo no, perché costa troppo, ho preso il gochugaru, che è la polvere di peperoncino. Ho preso questa, era un brand, perché già solo questa, raga, tipo 9 euro un chilo, però quindi ora ci possiamo sbizzarrire. Poi di qua abbiamo il latte, ovviamente le mie amate uova. Poi ho preso una confezione di patate, che in realtà io pensavo aver preso i funghi, però vabbè. Poi crab, questa l'ho vista la mia amica Ross ed è il dubu al formaggio, quindi il tofu. Questo qui invece è il cipollotto, delle cipolle. Tutto questo perché ho visto un po' di ricette che voglio rifare, quindi poi
avremo tempo per farle. Poi ho preso del pollo. In realtà io vedo tantissimi stranieri quando fanno la spesa o comprano quello della No Brand o della Peacock, non so bene quali dei brand sia, che è un chilo, mi pare, forse anche di più, di petti di pollo congelati. Però mi fa senso, raga. Cioè, il petto di pollo congelato è una delle cose che mi fa senso. Sarà che io poi me lo metto, me lo pulisco, tolgo tutte le robine. La cetriolanza, mi sono detta, ad oggi un po' non mi interessa se costano 3 euro, perché tornando in Italia, vedendo i prezzi più o meno, costano uguali. Poi il mio amato pak choi. Magari oggi pomeriggio comincio a fare qualcosina, perché sennò poi si rovinano le cose. Ve l'ho detto, qua non usano pesticidi, quindi frutta, verdura, la devi mangiare subito. Insalata, che ecco, questo forse è un po' esagerato, perché ho preso un mega cavolo intero. Inizio tutta la situazione pulizia. Unico tema di questi giorni saranno questi dannati alberi, che sembrano vacca. Cioè, vorrei venire da qui dal vivo, sembra ovatta. Comunque, io oggi cappello perché mi devo lavare i capelli. Sempre che non mi mettono sotto, perché purtroppo è verde, ma come vedete a me non ce ne frega niente. Comunque, missione di oggi è andare a prendere Ami. Come vedete lì c'è la Lotte Tower e l'hotel per i cani è da qui, da qualche parte. Ok, eccoci arrivati, adesso entriamo e recupero bambino. Amore, guarda come è distratto. Ami. Eccolo che è tornato a casa e si è subito messo lì. Lo vedo un po' scombussolè. Deve avere un momento per ristabilirsi. Però è bellissimo, lo vedo molto in forma. Eh sì. Le unghiette sono state tagliate. Poi ha fatto il bagnetto. Guarda come sei tutto voluminoso. Praticamente sono entrata, c'erano i cani che saltellavano dal recintino, tutti che abbaiavano, un casino. L'ho visto proprio provato che se ne voleva andare. Adesso gli sembrerà tipo troppo quieto questo posto, probabilmente. Nel taxi si è stato bravissimo, ha fatto la ninna. Come vi ho detto anche prima, oggi non mi sento molto bene. Infatti non mi sono neanche preparata. Niente foto, mi sta bene quello che ho fatto ieri. Sto aspettando l'auto, così vado a raggiungere Ross. In realtà mi sono ripresa letteralmente, cioè mi sono presa una cosa, insomma, medicinale, cosa che io in teoria non faccio mai. Ho il tempo adesso per uscire. Ragazzi, siamo arrivati. Che bello! Bellissimo, questa è la via dove si fanno tutte le fotine. Finalmente proverò un tangolo. Mi sa che prendo questo. L'unica cosa che ci manca era questo. Proviamo, vuoi provare tu? Non puoi provare la fragola? Vuoi sentire adesso? Ma... cade. No! Ilaria. Ora ho capito perché le trovavamo sempre per terra. È caschetto. Vabbè. Rappresentazione grafica del mio cuore. ma come lo mangi però? Guarda, cioè rischi. Devi... Questo è un final destination. Secondo me non mi fido di questo zuccherato caramellato. Guarda, non si sente tanto. Lo sai che a me non mi piace il caramello. Fa solo crunch. No, non si sente troppo il zucchero. Io odio le cose dolci, per questo ero scettica. Per questo abbiamo aspettato soltanto 2 anni. Due anni, però. Allora, con l'uva si sente di più, La fragola è più succosa. L'uva passa e non saluta. Però questo come te lo mangi ora? Cioè, capito? Però si spostava, sentiva. Buongiorno. Buongiorno amici miei. Stamattina mi sono svegliata sboccolata già, così abbiamo il capello pronto. Speravo in un cielo migliore, ma è grigio ovviamente. Cosa importante, vi ricordate che vi avevo detto tempo fa, tanto io e il l'altro signor fidanzato, che mi aveva scritto Olive Young per inviarmi dei prodottini? Mi è arrivato il pacco oggi. Quindi lo andiamo ad aprire. Ovviamente qua mi sta cascando tutta la situazione frangia. Allora, Amri, apriamolo e vediamo cosa c'è dentro. Magari senza che ti avvicini al taglierino, grazie.
Che graziosa, è proprio una scatolina così. Wow, andiamo a scoprire. Questo, ragazzi, lo volevo troppo provare e non ce l'ho ancora. Aru Aru Wonder, che è il cleansing oil, quello al black rice. Vi faccio vedere anche i prodotti aperti perché sono sicura che almeno le confezioni le abbiate già viste. Cioè, se spulciate un po' i social, questi sono tipo tra i prodotti più virali. Poi, questo anche non l'ho mai provato. Finora mi sa... Sapete tutte cose che non ho mai provato? Questo qua è di Espoir, è una protezione solare che dovrebbe essere, penso, molto liquida, molto leggera. Tra l'altro che bei colori, vabbè, sapete, io ossessionata col viola, questa punta è bellissima. Allora, questa è di Skin Good, sono i pad alla patata. Molto bene, sono piena di pad da provare, voi non avete idea. Cos'è questo? Un mini LED UV, quindi è una lucetta USB per le unghie. Credo vada con queste, che sono unghie press-on. Poi, allora, io questo brand lo adoro e adoro anche questa crema. Questa è di Dr. G. Grazie mille Olive Young. Adesso faccio una bella foto così li taggo anche su Instagram. Buongiorno ragazzi, benvenuti in una nuova giornata qua. Sta iniziando a fare calduccio, infatti come vedete io inizio a dormire in maniche corte. Oggi c'è un bellissimo, bellissimo cielo. La mia è qui come al solito che spappa. Io sto preparando anche qualcosa da mangiare per me. In realtà mi sono svegliata abbastanza tardi oggi perché mi sono alzata che erano le 12:30. Poi mi sono alzata dal letto, che adesso è l'una e qualcosa. Oggi in realtà ho già i miei programmini e le mie cose da fare. Diciamo che questi giorni voi magari lo stacco non lo avete visto, però ho avuto dei giorni un pochino difficili e lo sapete, quando io non ho niente di troppo positivo da dire preferisco non dire, quindi mi sono presa così il mio tempo e adesso sto un po' meglio, quindi ci siamo. Tra poco c'è appunto il concerto di questo ragazzo, eccolo qua, al cinema. Quindi i concerti che io sono andata a vedere qui a Seoul li rifaranno appunto al cinema. Ho visto che in alcuni posti vendono sia i bucket dei popcorn che anche la confezione della Coca-Cola brandizzata. Qui in Corea fanno questa cosa particolare che ho già fatto ovviamente tramite l'app del cinema, dove puoi stampare il tuo biglietto con la foto, insomma puoi metterci una foto. Quindi l'ho già fatta e oggi appunto lo vado a ritirare, mi faccio un po' in giro perché in teoria oggi è il 9, questa proiezione parte da domani che è il 10. Ovviamente non me lo vado a vedere più di una volta perché sono comunque soldi, perché poi questi eventi speciali li fanno pagare sempre di più ovviamente. Però al cinema c'è Kong e Godzilla, ragazzi, quello lo devo andare a vedere poi. Comunque sì, appunto la proiezione di Jung stiamo dicendo inizia domani, quindi per evitare di trovarmi troppa bolgia di fan, che poi qui hanno messo anche una sorta di tipo piccola casettina dove poter fare le foto insomma a tema, me lo vado un po' a spulciocchiare oggi e con l'occasione appunto mi faccio un giretto. Vedremo dove ci porterà questa giornata. Ok, sono uscita di casa, ovviamente dovevo cambiare l'autobus e era quello davanti che è partito quando io sono scesa, quindi devo aspettare 10 minuti. Però vi faccio vedere dove sono finita, perché qua dietro c'è un negozio di animali. È raro vederli, però ci sono. Quasi sempre li tengono in vetrina, che è una cosa che mi stringe il cuore. Poi qui sono tutti piccolini, adesso li devo guardare. Prego, guardate che piccoli. Quello gioca. Madonna che belli. Ma tu sei una cosa meravigliosa. Non ti si vede la faccia. Oddio, mi sta guardando. Sono scesa qui vicino alla Hive. Almeno mi sono fatta un po' una camminata. Eccola, bellissima, eh? In questo clima è stupendo. C'è la nostra Namsan Tower, penso. Faccio il 5 zoom, guardate che bella. Adesso qua in giro ci sono tutte le cose di Mingyu dei 17, perché è stato il suo compleanno. Vedo la sua faccia ovunque, che comunque non ci dispiace. Però sapete perché voglio passare? Voglio vedere se c'è ancora il cartellone, perché lo sapete che qui c'è il ristorante, quello dei tteokbokki. Tra l'altro è quello Mingyu, non il signore ma lui. E Namjoon, quando è uscito qualche giorno fa, è passato e ha fatto proprio la foto a quel cartellone. Quindi il mio amico del ristorante ovviamente poi l'ha ripubblicato, ha detto sì, Namjoon ci ha visti. Come se fosse una cosa assurda che lui passasse su questa strada. Credo proprio che non lo abbia ancora tolto questo cartellone. Quindi così mi sono fatta una passeggiata, sono scesa a qualche fermata prima. Eccolo, l'ho trovato. Eccolo qua, questo ristorante, se vi interessa, è buonissimo, buonissimo, buonissimo. Quindi ora soddisfatta me ne vado a piedi. Mamma mia, fanno già 20 gradi, ragazzi, 20 gradi. Con la felpa sto
facendo la schiuma. Ho la manica corta nel caso, però sembra che stile su questo bambino. Ma Spotted, chiamatemi Anna, come si chiama quel coso? Chiamatemi Anna, vabbè scusate, poi sto camminando. Ma che figata, è gigante. Allora, non chiedetemi perché, ma Yongsan è... ci sono solo uffici praticamente. A parte questo centro commerciale dove poi c'è la stazione, dove poi c'è anche i marti e tutto quanto, non è che ci sia granché. Ma io adoro questa zona, sono proprio di buon umore. Sarà che nonostante ci siano tutti questi palazzoni, vedete, è comunque bella ariosa. E guardate, sono salita al piano di sopra e ho trovato il box proprio qua. Che figata. Qui dentro c'è il microfono e le telecamere. Sto male. Wow, ma che figata pazzesca. Ma ragazzi, ma quanto è carina questa cosa. Mi sono fermata un attimo da KFC e mi sono presa un wrap e i polletti. Sono qui che ovviamente sono tornata, ho lavorato un po' al video, sto guardando Kung Fu Panda 3 perché non l'avevo ancora mai visto e voglio appunto andare a vedere quello nuovo al cinema. Ma ragazzi, io questi giorni mi sono cimentata con i banchan e ho fatto la fish cake che ancora devo capire, quindi non vi dico niente. I cetrioli stamattina li ho rifatti, ragazzi, ma belli, 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 ma buoni, buoni, buoni. Quindi adesso vi dico velocemente quello che ho fatto. Tagliati, messi con un po' di sale, sia grosso sia fino, indifferente, per 15 minuti, così spurgano tutta l'acqua. Dopodiché li sciacquate bene perché sennò rimangono tanto salati e poi li strizzate in un panno. Dopodiché condimento, vi dico le dosi perché me le sono proprio scritte. Se vi piace ovviamente ci mettete l'aglio a piacimento, poi 2 cucchiaini di gochugaru, sarebbe la polvere di peperoncino quella coreana, 2 cucchiaini di olio di sesamo, questo ovviamente per circa un cetriolo grande e 2 cetrioli piccoli, 2 cucchiaini di semini invece di sesamo, 2 cucchiaini o di zucchero. Io ci ho messo lo sciroppo, questo qua che vendono qua in Corea, che è lo sciroppo di mais, e 2 cucchiaini di, io ce ne metto un po' di più perché mi piace un po' di più, di aceto di riso. E in più ci ho messo anche un mezzo cucchiaino di salsa di pesce. L'ho comprata da poco e in realtà l'avevo ancora aperta, però c'è di solito nelle ricette. L'ho aperta, c'aveva un odore, raga, tremendo, però alla fine ci sta bene come gusto se ne mettete poca. Questo è lo sciroppo, quello di mais che metto al posto dello zucchero. Ci ho messo anche un po' di erba cipollina. Buonissime. Questi in realtà 3-4 giorni in frigo li potete tenere.